Electric Man. Allora ragazzi, abbiamo indossato la nostra tutita, siamo tornati quindi da Madrid, quindi belli, abbronzati, riposati, e adesso praticamente bisogna ricominciare e continuare quello che noi stavamo facendo. La prima cosa che noi andremo a fare allora, la prima cosa che noi andremo a fare sarà continuare il nostro aquarium, che io ho praticamente coperto per evitare che la polvere entri. Quindi continueremo il nostro acquario e faremo praticamente il nostro riempimento quotidiano. Allora, quindi oggi con questo riempimento andremo ad aggiungere le tartarughe, un altro tipo di corallo che ho comprato magnifico a Madrid, e qualche altro pesciolino. Allora, a più tardi. Voilà, allora ragazzi, come vedete il nostro acquario dedicato diciamo all'inquinamento è praticamente terminato. Ora a me, aspettate un attimo. Voilà, allora ragazzi, mettiamo in piedi. Voilà. Allora a me così, solo così non piace, quindi io ho deciso di creare praticamente una cornice. Come creeremo questa cornice? Così. Allora, utilizzando un altro stampo come questo, come vedete molto molto sottile, e con questo noi creeremo una cornice sia da un lato che il lato davanti, per fare in modo che questa cornice pungi anche da piede. Ma alla cornice noi aggiungeremo anche una striscia di LED bianchi che illuminerà l'interno dell'acquario, e una striscia di LED multicolore che illuminerà l'esterno dell'acquario. Allora, come fare questa cornice? La cornice si può fare in tantissime maniere, tante, questa è una cosa poi a vostra fantasia. In questo caso creeremo dei coralli. Il modo più semplice per creare dei coralli è quello di utilizzare una pasta tipo il DAS, che ci mette un po' di tempo per seccarsi, però comunque alla fine vi potete modellare come volete voi. Quindi noi, una volta prese le misure del nostro acquario, quindi lo andremo a posizionare perfettamente al centro, quindi creeremo la nostra misura, andremo a calcare praticamente con il pennarello, quindi andremo a calcare i bordi con il pennarello in modo che avremo la misura precisa. Il contorno lo faremo sempre in resina. In poche parole, noi creeremo nella nostra cornice, creeremo delle cose, e quindi poi andremo a mettere la resina con l'acquario, in modo che la cornice e l'acquario diventi un'unica cosa. Quindi continuiamo il nostro viaggio, ma prima di iniziare questa cosa noi andremo ad aggiungere la classica resina nel nostro acquario grande. Sto facendo così perché in modo che voi vedrete terminato un lavoro che non potrò vendere. Questo qua sì, lo posso vendere, ma l'acquario grande no, non lo posso vendere perché è in un peso esagerato, parliamo di 80-90 kg, neanche per spedirlo, delicatissimo, non si ha mai, si rompe. È una cosa però che rimane a me, una bella cosa. Anche questo non lo posso vendere, più di 40-42 kg. Quindi sono cose che rimangono praticamente a me. Quindi continuiamo la nostra avventura. Quindi noi creeremo dei coralli tipo come questi, vedete? Ma li faremo noi, cioè li farò io tutti a mano.
Allora ragazzi, continuiamo, che altrimenti ci vuole troppo tempo. Ta-da! Ed è arrivato il nostro momento magico. Facciamo sempre scorrere sul pattellino, in modo che non facciamo troppe bolle d'aria. Sta proprio affondando il Titanic. Oh oh, guardate queste due bolle come sono grosse. Non ti schiattare, eh? Quest'altro è bella grossa. Allora, un altro poco e il nostro Titanic affonderà per l'ennesima volta. Un altro poco si fa per dire, eh? Ancora un casino di tempo. Voilà. Oggi incominceremo a mettere la prima tartarughina. Mamma mia, vedo quell'ora che fannisce. Troppo bello. Voilà, allora ragazzi, adesso continuiamo e vi faccio vedere il fatto della cornice. Però non è che la faremo in una sola puntata, perché ci vuole un po' di tempo. Ora ragazzi, allora abbiamo tolto quindi il nostro acquario da mezzo, ho aggiunto anche un bel corallo che ho trovato a Madrid, molto bello, molto interessante, questo qua di colore verde, carino, eh? Voilà, allora, quindi noi abbiamo praticamente messo, abbiamo finito questa parte oggi con l'acquario grande e iniziamo con l'acquario piccolo, che noi praticamente abbiamo terminato. Allora, che cosa faremo oggi? Oggi faremo una cosa molto simpatica, creeremo la cornice, logicamente non sarà una sola puntata. Allora, come la creiamo questa cornice? La prima cosa, posizioneremo il nostro pezzo al centro, perfettamente allo stampo, che è più grande e come vedete è molto sottile. Lo posizioneremo al centro e prenderemo praticamente la sua forma utilizzando lo stesso pennarello che noi abbiamo utilizzato per mettere la mia firma, in modo che quando noi andremo a colare la resina liquida il pennarello non si scioglie e potremo utilizzarlo per creare l'altro lato. Allora, mo vi spiego un po' come viene la situazione. Allora, noi mettiamo il pezzo al centro, attorno, quindi la parte vuota, che è lo stesso materiale di resina, creeremo dei coralli con il DAS. Io vi consiglierei di prenderlo direttamente colore terracotta. Oggi esistono in parecchi colori. Perché? Perché quando andrete poi a pittarlo sarà molto più facile, perché già ha un suo colore rosso sotto, perché noi coralli li andremo a fare di colore rosso, e quindi sarà più facile pittarlo. Se invece voi lo prendete di colore grigio dovete fare 2-3 passate. Quindi, siccome parliamo di coralli, voi cercate di prendere sempre di colore rosso, perché al limite potete fare delle sfumature con il colore giallo e quindi risulta sempre molto molto più facile. Il DAS lo trovate facilmente da tutte le parti, dovete solo stare attenti a chiudere bene il pacchetto
perché logicamente non utilizzerete tutto il DAS contemporaneamente. Quindi una volta preso, chiudete bene il pacchetto. Per seccarsi il DAS occorre veramente un po' di tempo, quindi dovete immaginare sempre la giornata. Allora, quindi noi con il DAS creeremo una sorta di coralli all'esterno. Ora, quando noi abbiamo finito di fare i coralli, li abbiamo seccati, li metteremo qui nel nostro fondo, andremo a mettere della sabbia sopra ai coralli e poi andremo a mettere il nostro pezzo, il nostro acquario. Questo lo faremo sia da un lato che dall'altro lato, quindi un lavoro non semplice e richiede logicamente un 2-3 giorni. Allora, poi voi calcolate che questa sia tutta la cornice. Io farò uno spessore in cui posso metterci in questo senso che vedete, quindi in questo senso, voilà, rivolte verso il basso, le luci LED bianche in modo che mi illumina il pezzo che si trova qui al centro. Dall'altro lato farò lo stesso senso di canalina, praticamente, perché creerò una specie di canalina esterna dove andremo a mettere le strisce LED luminose colorate, ma che sono rivolte verso l'alto e non verso l'acquario, quindi in questo senso, ragazzi. Immaginate che colore rosso sia la cornice, adesso non è posizionato bene, quindi di cornice ne verranno due, una sul fondo qua e una qua. Quindi immaginate che da un lato avremo un'altra cornice che mi porterà le luci LED bianche che illuminano l'acquario qua, e nell'altro fondo avremo lo stesso binario però di luci LED colorate che illuminano l'alto, non l'acquario al centro. Quindi creeremo un effetto sia nella stanza che nell'acquario vero e proprio. Allora, adesso dobbiamo prendere per bene le misure, ok? Ragazzi, per rendere più facile il lavoro ho preferito mettere il nostro acquario su un cartone dove ho preso la sua forma con un taglierino, e quindi poi ho preso bene le misure nello stampo, e quindi inserendo così il cartone molto più semplice, e poi perché evitate comunque troppo di maneggiare il vostro acquario. Allora, in questo caso noi utilizzeremo per fare i due lati, sia da un lato che dall'altro. Allora, quindi adesso mi spoglio un attimo, ma non quello che pensate voi, non faccio un striptease io normalmente, perché ho la mia tuta sauna che praticamente mi sta proprio uccidendo la salute, proprio, cioè proprio nel senso che se me la tolgo uscirà un bel litro e mezzo di sudore. Quindi adesso vado a fare una bella doccina e lavoreremo nell'altra stanza con molta calma, ok? Allora, a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Questa sarà un'unica puntata. Ciao ciao. Allora, ragazzi, quindi iniziamo il nostro lavoretto, la nostra cornice. Quindi io ho intenzione di fare praticamente qui un'unica pianta di corallo che parte per esempio da qui e mi fa la ramificazione su tutta la cornice. Quindi ne faremo due, una che rappresenterebbe il lato davanti del nostro acquario e l'altro che rappresenterebbe il lato di dietro. Iniziamo con il lato davanti, prenderemo il nostro DAS, possibilmente prendetelo già colorato, colore terracotta,
questo vi consentirà di essere più precisi con la pittura. E dopo andremo a colorare di colore rosso, un bel rosso Ferrari, quei rossi belli. Que le Hamas serait capable de négocier avec Israël, il n'en est pas capable, il ne serait jamais. Voilà, ragazzi, ed ecco il primo. Diciamo finito, bisogna solo aspettare che si secca. Ho fatto una partenza da qui e quindi una ramificazione lungo la cornice. Vedete, ci sta il segno dell'acquario. Quindi questa parte verrà ricoperta di resina trasparente una volta che noi andremo a pittare di colore rosso fuoco il corallo. E quindi andremo poi ad aggiungere della sabbia sopra tutto il corallo, perché quello che dobbiamo vedere è la parte di sotto, ok? Quindi cercate di non tastare troppo il vostro DAS, non lo dovete tastare, dovete farlo rimanere nella forma più originale possibile. E quindi una volta che avete finito, cercate di, lentamente di staccare, così. Quello si staccherà quando si sarà seccato, non è un problema, però comunque non tastate troppo, perché altrimenti la parte di sotto diviene troppo piatta e quindi automaticamente dovete girare il pezzo. Se la parte di sotto viene troppo piatta, voi automaticamente dovete girare il pezzo dall'altro lato una volta che si sia seccato. Allora, adesso faremo il secondo piede. Ragazzi, qua abbiamo fatto un corallo meno articolato, perché c'è una ragione perché noi dovremo fare l'impianto elettrico. Quindi praticamente noi andremo a inserire delle canaline di plexiglass e quindi io ho bisogno dello spessore qui, ho bisogno dello spazio, quindi andremo a mettere queste canaline che sono di plexiglass e automaticamente verrà anche la sabbia, quindi automaticamente non andrete a vedere l'impianto elettrico dall'esterno. Quindi facciamo solo questo piccolo corallo e aspettiamo adesso 24 ore. Allora ragazzi, per quanto riguarda il DAS, per unire bene per esempio due rami basta semplicemente inserire il dito nell'acqua e passare sopra alla giuntura, in modo che quando si immidisce si attacca benissimo senza nessun tipo di problema. Allora lì abbiamo fatto un qualcosa di molto più articolato e qui no. Allora adesso aspetteremo 24 ore che si secca bene il tutto e quindi passeremo alla pittura. Pittureremo questi coralli di colore rosso Ferrari, rosso, un bel rosso, e metteremo sopra un po' di brillantini in polvere. Quindi ci vediamo tra 24 ore. Ciao a tutti. Allora ragazzi, adesso iniziamo a fare la decorazione vera e propria. Come vedete, diciamo si è seccato, non del tutto. Alcuni pezzi sono troppo fragili, altri si sono staccati perché non ho aggiunto un po' d'acqua. Okay. Però comunque alla fine si è staccato tutto, perché questo qua è silicone, quindi automaticamente non avete problemi, anche se inizialmente sembra che sia attacchi, ma non vi preoccupate, quando si secca si stacca. Allora adesso passeremo questo su dei fogli per cominciare la pittura.